Siamo a Napoli, Monsignore si stava facendo la barba, a un certo punto si sente da fuori alla finestra una marcia funebre. Pa, 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 pa. Questo si affaccia, c'era un amico suo, Gennò! Ma chi è morto? E sto Gennaro gli fa, morto Robertino, un fio di un cravattone. Era un poco orecchione. Vabbè, questo rientra dentro, se finisce da fare la barba, se fa la doccia, appena esce fuori dalla doccia, un'altra marcia funebre. Pa, 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 se riaffaccia. Ah, Gennò! Ma un altro morto, ma chi è morto mo? Maurizio, un fio di lattaio! Erano un poco orecchioni! Questo entra dentro, se finisce da vestire tutto quanto, se pettina tutto quanto, se profuma, fa, se prende il caffè prima di uscire da casa, un'altra marcia funebre. Pa, 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 pa. Se riaffaccia. Ah, Gennò! Un altro morto! Dice sì, e mo chi è morto? È morto Andrea, un figlio di un calzolaio! Pure lui era poco orecchione. Questo lascia perdere da sta finestra, parte subito, va al telefono e chiama il fratello. A Paolè, sta a corto, oggi non uscì, che girano un cazzo avvelenato!